tutta Italia a Libera sono stati dati come associazione in uso soltanto 6 beni, la sede centrale di Roma e altre piccole cose, meno grandi strutture. Quindi Libera ha solo 6 di queste, solo 6 di questi beni? Sì, sono state consegnate quando esiste la normativa a Libera. Evidentemente tutta la faccenda riguarda l'attività di promozione di cooperative sociali che Libera fa perché queste cooperative possono lavorare soprattutto nei terreni o in alcuni immobili per mettere su delle attività tipo il magnificio di 15, dove ci sono operai, donne di questa cooperativa che lavorano in un bene confiscato, soprattutto nelle attività agricole che Libera promuove insieme ai comuni nel cui territorio si trovano questi beni, la creazione di cooperative di giovani che vanno a lavorare in questi terreni. Quindi Libera ha un ruolo di promozione. Libera ha un ruolo di promozione della cultura della legalità e delle attività connesse ai beni confiscati, nel senso che insomma, cerca di sostenere lo sforzo, soprattutto nei territori da parte dei comuni, di individuare le soluzioni per l'utilizzo soprattutto dei terreni. Non mi risulta che Libera sia proprietaria di questi terreni, perché noi non l'abbiamo mai dati, né i comuni l'hanno mai dati a Libera, l'hanno sempre i comuni in proprietà e sono affidati alle cooperative costituite sul territorio anche con l'ausilio.